Cari amici trader, buongiorno. Oggi è il primo di maggio, festa dei lavoratori, buona festa a tutti. Andiamo a fare l'analisi sulle nostre candele mensile, weekly e sul daily con quella di Migliorino per la settimana che va dal 3 al 7 maggio. Partiamo con l'indice uh, delle commodity. E vedete che l'indice delle commodity, come avevo pronosticato, il prossimo target era il 200. Vedete che ha rotto questa resistenza dinamica molto importante. Il prossimo target, avevo detto che poteva essere la media 200 a 214. Vedete che se guardiamo lo studio, vedete che bene o male ha sempre fatto una discesa di un 58% dai minimi che importanti e qui è partito un nuovo ciclo e questo qua potrebbe adesso continuare le commodity, tornare al rialzo. Vedete che eh, siamo anche nel ciclo di Condor, nella primavera di Kondratiev e per quello che le commodity eh, saranno eh, i prossimi anni tutti in salita. Se andiamo a vedere adesso sul grafico eh, daily Scusate, weekly, vedete che io avevo detto che il 200 era il prossimo target, vedete che ha fatto 202,409, eh, per poi chiudere a 198, 198,709, siamo sempre in un G2 che potrebbe aver chiuso, scusate l'istante che controlliamo, qua 23 potrebbe aver chiuso, qua lo vado a mettere su questa candela, è partito il G3, vediamo che mettiamo così, questo potrebbe essere il partenza del G3. Prossimo target adesso, in questo caso se dovesse rompere il massimo. Il prossimo target era quello che io ho dato. I 208 trend, comunque rimane in salita. E vedete che anche se guardiamo le medie, la rosa uh, di due mesi, un mese, sono tutte rivolte all'annuale al rialzo. Andiamo a vedere adesso il VIX. Il VIX, come potete vedere voi. Uh, ha fatto una candela positiva, eh, però vedete che siamo ancora al ribasso. Anche qui, per il momento, eh, non ci sono le condizioni di entrata. Anche qui siamo per il momento, in una fase, possiamo anche dire, sì, eh, ribassista. Però siamo anche qui, vedete, siamo molto laterali. Questo lo tolgo. Che è non è utile eh, averlo. Eccolo qua, l'ho tolto. E eh, lasciamo questo come prossimo targo, 8 e 7. Vediamo, per momento non facciamo niente. Non ci sono le condizioni per entrare. Se guardiamo il vix, il grafico settimanale, vedete che ho fatto questa candela positiva. Questo potrebbe essere il minimo di partenza possibile. Vediamo che se sì, andiamo a vedere il minimo che era stato fatto qua 30 dicembre 2019, vedete che eh, se contiamo. Vediamo che siamo ancora a 70. Qui vedo ancora per il momento tutto negativo, per il momento siamo ancora in una fase di ribasso. E se guardiamo il VIX sul grafico uh, weekly, vedete, eh, scusate, che siamo tutto rivolto al ribasso, e se per il momento vedete, hanno, sono tutte rivolte eh, al ribasso e non c'è cioè per il momento una situazione di inversione. Poi andiamo adesso a vedere i eh, nostri ratio che è sempre una cosa importante, andiamo a vedere gold silver. Gold silver mensile ha chiuso con una candela negativa, vedete che qui adesso c'è questo incrocio tra la media eh, 12 e, e la media 50, per me il trend rimane a ribasso, questo minimo eh, che ah, vado a mettere adesso, questo potrebbe adesso, attenzione che se dovesse rompere questo minimo potrebbe anche crollare, probabilmente eh, sul eh, gold silver, il silver più, eh, più forte del gold, probabilmente stare attento prima di fare qualsiasi cosa, non ci sono le condizioni di entrata. Se andiamo a vedere sul nostro ratio, sul gold silver, sul grafico da weekly, vedete che io ho messo qui una chiusura 26 aprile, la sposto, vediamo la prossima... A, Spottiamo qui, vediamo. Prometto: eh, questo minimo sta ancora tenendo. Prometto: No, siamo su questa resistenza dinamica. Prometto: ancora qua c'è incertezza. Non ci sono le condizioni di entrata. E se guardiamo il gold silver sul grafico, daily. Vedete che per momento, siamo in una fase di lateralità, perlomeno qui non si fa niente, solo se rompe i 72 si potrà parlare di long e se rompe i 63 continuerà la sua discesa. Down Jones contro Gold questa settimana. il Gold è stato un po' più forte del Down Jones, però vedete che siamo. Lo vedete sul mensile. Eh, siamo tutto in salita. Vedete, che qui è stato fatto questo minimo de, dopo nel marzo del 2020, per me. Adesso, qua, potrebbe andare sicuramente a prendere i 22. Per me, se rompe questo massimo, vedete che si parla solo di long e il Dow Jones contro il gold vedete che il gold è stato un po leggermente più forte questa settimana perlomento però vedete che non ha rotto ancora questo minimo perlomento tengo come resistenza come supporto dinamico perlomento che potrebbe fare un pullback perlomento aspettiamo non ci sono le condizioni di entrata se lo guardiamo il Dow jones contro il gold vedete che per siamo ancora a rialzo anche se quella di un mese sembra laterale Andiamo a vedere adesso il, il, sulla cripto l'Ethereum Bitcoin e guardate cosa è successo. Ethereum Bitcoin che è Ethereum questo mese molto forte, superiore a Bitcoin, vedete che è andato a prendere i 48, ha fatto un massimo a 51, prossimo target che posso mettere qua, questo per me potrebbe essere il prossimo target che è qui attorno ai... 60, vedete, se dovesse rompere i 60, allora potrebbe continuare la sua salita, vedete che il ratio sulla crypto eccolo qua, sul weekly vedete che vedete questa grande partenza, vedete che è uscito dal triangolo, vedete? E adesso, attenzione che ha fatto questo massimo, potrebbe continuare la sua salita, veramente e qui si parla solo di ethereum ethereum che sicuramente diventerà la prima a, a crypto in futuro e vediamo che eh, ethereum bitcoin vedete che ethereum bitcoin lo vedete voi stessi guardate eh, tutto e rimane al rialzo ethereum è molto più forte Andiamo adesso a vedere eh, le nostre commodity e partiamo con il wet. Wet che questo mese, guardate, avevo messo che se rompeva il massimo poteva salire, così è stato. Guardate chi ha preso questo massimo è andato a fare il massimo qui, vedete. Continua la sua salita, trend rimane al rialzo, anche qui se dovesse rompere il massimo continuerebbe la sua forza. Se guardiamo il uh, commodity sul, del WET uh, sul grafico mensile, vedete che questa uh, potrebbe essere stata la partenza. Vedete che anche qui si parla solo di long, vedete che è inutile, qua questa potrebbe essere stata la partenza. Vedete che se io lo metto così e faccio questo, 41 vedete che ha chiuso qua e questo qua è, è il, il G1, non è più neanche il G4, ma è un G1 questo, partito troppo forte. E anche qui se dovesse rompere questo massimo, anche qui si ritorna veramente qui vado a cambiare perché per me questo non è più un G4, ma ha fatto un ciclo di 3, vedete che vado a far metterlo. G1 per, vento, uh, per ripartito anche qui. Siamo solo sulle, co sulle nostre uh, commodity delle granaie. Siamo veramente e solo long. Io questa settimana ho fatto un uh, profitto sulla soia. Che ho chiuso e vedete che continua anche qui il rialzo. Vedete che anche qua tutto rivolto verso l'alto. Anche qua, se dovesse rompere questo massimo, si continua a salire. Guardate adesso la soia, la soia che chiude questo mese con un'altra. Fate attenzione a vedere: guardate la soia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negli ultimi 50 anni non ha mai fatto 11 candele verdi. Vedete come sta continuando a salire la soia. La soia è solo long, grande forza della soia. Vedete che la soia. Questa settimana questo ha toccato i, mille, i, i 1574 vedete che siamo solo long inutile per aprire posizioni short la soia continuerà ancora a salire vedete che lo vedete dalle medie anche qui è solo long prevedo che il prossimo tag arriverà sicuramente a 1700 vedete che per momento uh, Qui non si fa niente, si prende questo e adesso me lo lasciamo qua e anche qui. Eh, se dovesse rompere i massimi, si continua a salire. Poi andiamo a vedere il con. Guardate anche il con, guardate cosa ha fatto il con questo mese. ricordate che qua c'era questa pin bar. E è salito dai 573. Guardate la forza che ha fatto la, uh, il corn. Che è andato a 500 a 720.4. Guardate cosa ha fatto. Che grande candelone! Anche qua il corn si parla solo di long. Vedete che avevo messo che se rompeva il massimo poteva continuare. E vedete che anche questa settimana ha continuato. E Anche qui siamo su un G3 adesso anche qui potrebbe continuare, per il momento inutile entrare a mercato chi non è dentro adesso bisogna fare, aspettare una correzione, vedete che il con rimane solo long, inutile aprire posizioni, per il momento eh, era da farlo prima, eh, ormai è troppo tardi. Gold Gold che questo mese ha chiuso con una candela positiva vedete però siamo, qui ci sono gli angoli di GAN per il momento è, siamo in una fase di eh, incertezza eh, bisogna vedere cosa succede. Eh, per me il trend è ancora a ribasso. Se dovesse rompere il massimo, potrebbe continuare. però per momento penso che il Gold sia guardate candela eh, negativa. Vedete, ha fatto sì un pezzo, ha tentato una salita. Questo lo tolgo perché se no ci si confonde. Eccolo qua. Togliamo questo, togliamo anche la nostra freccia. Siamo dentro questo triangolo, per il momento anche qui non ci sono le condizioni di entrare, qui bisogna aspettare e vedere che cosa succede, e vedete che il gold, se lo guardiamo sul grafico daily, eh, c'è un rialzo, vedete che già stanno girando le medie, vedete, eh, e anche qua, se dovesse rompere i 1.803, allora potrebbe, eh, diciamo potrebbe, continuare la sua salita, staremo a vedere che cosa succede, per momento aspettiamo, non ci sono per me le condizioni di entrare, eh, è rischioso. L'argento, candela inside, questo, questo mese siamo anche qui, eh, la media ha tutto rivolto al rialzo, per momento anche sull'argento sembra anche qui positivo, l'argento vedete che siamo in una fase laterale, lo vedete anche voi stessi, qui questo, ho messo questo supporto molto importante, che se dovesse essere rotto allora eh, potrebbe crollare e eh, l'argento sul grafico dei, vedete che rimane al, al rialzo però per il momento aspettiamo, non facciamo niente adesso andiamo a vedere il petrolio petrolio che guardate la media 200 ha tenuto, vedete che sembra ha fatto una candela inside, petrolio rimane ancora al rialzo per il momento si parla solo di long sul petrolio. Petrolio che prossimo target, vedete che potrebbe essere i 67 e poi potrebbe anche andare a prendere. Se dovesse rompere questa resistenza dinamica, allora potrebbe continuare a salire. Vediamo, staremo a vedere. Per il momento per me rimane ancora long petrolio che sul grafico uh, daily, vedete che rimane ancora tutto long. Andiamo a vedere il platino, platino che continua, vedete che questa settimana ha, fatto una, ha rotto al massimo della candela precedente, anche il platino si parla solo di long, non ci sono le condizioni per entrare short, per petrolio e platino rimane, rimane eh, ancora long, vedete che ha fatto una candela negativa questa settimana, però il trend rimane sempre long e platino, eh, vedete anche qua, sembra un po' adesso la fase di lateralità. Eh, aspettiamo però guardate l'annuale l'annuale che è la cosa più importante rimane long poi dopo il platino andiamo a vedere il caffè dove io sono dentro sul caffè caffè che questa settimana ha fatto un'altra candela positiva questo mese rotto il massimo anche qui attenzione perché se dovesse continuare la sua salita vedete che qua lo togliamo non c'è più bisogno di mettere questo potrebbe adesso andare a prendere i 174 aspettiamo sul caffè Prima di fare qualsiasi cosa, e il caffè, eccolo qua: il caffè che vedete, è andato a prendere i 147 che io ho messo come prossimo target e 147 sono andati, andati presi. Vedete che per metà trend rimane solamente long. E andiamo a vedere il caffè sul grafico uh, daily: vedete che il caffè sta facendo una correzione, però trend eh, rimane al rialzo. Gas, gas, che continua anche lui in una fase mensile positiva, non ha rotto al massimo del mese precedente, però sembra voler andare a rialzo, vedete che sta, le medie stanno incrociando, per il momento anche qua aspettiamo il gas che potrebbe partire, attenzione, gas, vedete che questa settimana ha fatto un'altra candela positiva, potrebbe andare a fare il pullback, monitorare il gas, attenzione, andiamo a vedere il gas sul grafico daily e vedete che al rialzo, per gas si parla di long copper, copper un'altra candela positiva vedete che continua a salire a 4,64 io dove ho messo il prossimo target, quello che era fatto nel 2011, vedete eh, anche qui abbiamo gli studi che ho fatto di quanto era sceso e vedete che il copper adesso continua solo il rialzo, copper anche lui si parla di long, vedete che questa linea supporto eh, dinamico non è mai stato rotto, vedete che continua solo long, guardate e si continua a salire e il copper vedete che si parla solo di long, lo vedete voi stesso. Qui lasciamo salire, non ci sono le condizioni di uh, fare short, però si aspetta. Poi, dopo andiamo a vedere il cotone, cotone che si trova in una fase di laterale perché, se guardate i mensili, si è fatta una candela. però dovete guardare laterale, che dal 2008 è sempre stato attorno a parte questa scalata forte che era stata fatta nel 2011, vedete che è sempre stato fermo il cotone vedete eh, ci sono state delle discese bene o male a parte questo del 70% fase laterale sul cotone starei attento sul cotone perché non ci sono modate anche qua per il momento sì c'è stata questa salita per il momento trend rimane ancora long potrebbe andare adesso a fare il pullback andiamo a vedere il cotone sul grafico daily vedete che per il momento siamo in una fase di lateralità però l'annuale è long il cacao, cacao, guardate, cacao che è sempre dentro questo triangolo, per cacao, non ci sono condizioni di entrata, cacao è eh, laterale per me, qui bisogna aspettare, non ci sono le condizioni di entrare, aspettiamo, cacao che lo vedete, questa settimana è ritornato ancora al ribasso, vedete, non ci sono le condizioni, per sul cacao lascerei perdere, eh, non lo toccherei, non ci sono, vedete, ha rotto, Guardate come ha rotto la settimana scorsa ho fatto questo massimo. tra la pin bar. Guardate, è ritornato ancora al ribasso. Per il momento sul cacao. Non ci sono le condizioni di entrare. Lo zucchero, lo zucchero, è un'altra candela positiva, però vedete che anche qui, per il momento, è una fase di lateralità, lo zucchero e vedete che lo zucchero. Ha fatto sì il rialzo. Vedete che continua. Potrebbe andare a fare il pullback. Aspettiamo. Non ci sono le condizioni di entrare sullo zucchero. Sullo zucchero, vedete eccolo qua. Rimane al rialzo. E aspettiamo di vedere che cosa succede. Io vi ringrazio. Vi auguro a tutti una buona notte. E ci sentiamo eh, settimana prossima. Ciao a tutti.